Dovremmo essere collegati e allora aspettiamo che i nostri amici si colleghino. E chiedo scusa per il ritardo, ma abbiamo avuto dei problemi personali per cui non ero in grado di potervi parlare. Vediamo, vedo che ci sono già persone, se mi date un feedback, cominciamo. Vediamo un po'. Se arriva qualcuno. Ecco, benissimo. Sì, grazie Luca. Allora ci siamo, vediamo altri. E buonasera. Buonasera a tutti. Siete in 7, 8, vediamo. Perfetto, allora possiamo senza perdere tempo, di già che ci siete, partiamo con la nostra sigla. Ed eccoci qua con voi, cari amici. Speriamo di non avere difficoltà e vi presento la nostra esperta, la dottoressa Federica De Stefani. Buonasera, Federica. Buonasera a lei e buonasera a chi è collegato per questo incontro. A tutti una buona Siamo serata. in una pagina particolare dove ci si occupa un po' di tutto. La parola stessa lo dice, farsi parola vuol dire che noi cerchiamo di passare dei messaggi, di essere parola in qualche senso. Il discorso riguarda questa sera un problema che ci tocca entrambe molto da vicino, che abbiamo visitato nell'ambito della nostra esperienza lavorativa di educatrici e che diciamo coinvolge anche gran parte delle persone che sono spesso collegate con noi, chi non ha problemi nell'ambito delle proprie case, delle persone che incontra, delle situazioni alle volte che si incontrano che sono di grande disagio. Diciamo che questa sera questo disagio viene appunto affrontato. E proprio perché siamo in una pagina che si occupa anche di questo, perché non lo dobbiamo fare? Allora, cara Federica, che cosa conduce a prendere atto che nella nostra società c'è pure una disabilità? Una disabilità della quale noi siamo coscienti e protagoniste. Domanda. Allora, prima di tentare di inquadrare la risposta, mi piace soffermarmi sul titolo di questi incontri, Farsi parola. Cioè, noi abbiamo un po' sottratto nella nostra cultura il valore della parola, ma una parola ha un significato enorme e riveste una condizione, una realtà che viene profilata dalla parola stessa e quando noi usiamo le parole con il giusto incastro, ogni parola si piega alla realtà e dà anche valore alla realtà stessa. Per cui usare anche parole delicate, parole con toni di voce adeguati, ci insegna anche a essere morbidi rispetto alla vita, ma veritieri.
Sicuramente parlare di autismo, di disabilità, di diversità è un parlare difficile. Ci porta a una dimensione che spesso stride con l'aspetto edulcorato, comunque l'aspetto ben stabilito dalla realtà dei nostri giorni e della nostra cultura, dove tutto deve essere secondo canoni, tutto deve essere secondo un ideale di perfezione. Ma come possiamo dire che c'è la perfezione creando uno standard? La bellezza umana è una bellezza perché c'è una diversità. Noi siamo dentro una natura dove ogni elemento è diverso, ma non per questo nella diversità possiamo creare un limite, ma anzi prendiamo un campo di fiori che adesso è primavera, è una meraviglia muoversi nella natura e quando ci si muove c'è una variabilità di fiori, di insetti, il cielo con le nuvole ha tutte macchie straordinariamente variegate e questa variabilità fa parte del vivere, fa parte della natura. E come si può dire, quella nuvola non va bene, no, no, quella non va bene, va bene quell'altra più a destra. No, quel fiore, no, 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 non ha i cinque petali, ne ha quattro, non va bene, no, assolutamente. Se pensiamo, un trifoglio è la normalità, un quadrifoglio è la normalità, però ci porta fortuna, diciamo. Allora, cioè. Allora, diciamo pure che il termine normalità è fuori uso, Direi proprio. diversamente a quello che era ieri, perché se pensiamo bene è dal 71 che sono state chiuse le scuole speciali. Poi Federica, volevo proprio tirare fuori questo argomento, ma con molta familiarità, senza dover pensare di fare della politica. In questi giorni sono usciti vari commenti a proposito del fatto che i disabili vengano messi da parte. Allora, io sono stata molto colpita da questo, però per una persona come me, che ha lavorato nelle scuole speciali, posso dire che allora le persone che si prendevano cura di questi ragazzi particolari, ciechi, sordomuti, autismo, handicap, addirittura per l'autismo, qui a Padova, era nato il centro medico psicopedagogico, un edificio meraviglioso di stile del dopoguerra, naturalmente, ma fatto veramente bene, un luogo dove i ragazzini trovavano di tutto e trovavano soprattutto dagli specialisti medici agli insegnanti specializzati. Poi io mi sono ritrovata anche come dirigente, anche nelle nostre scuole, a vedere che questi bambini inclusi, perché questa sera parliamo di inclusione, questi bambini venivano messi da parte, comunque nel sottoscala, con la bidella, portati a passeggio fuori luogo. Allora abbiamo richiesto maggiore preparazione da parte non solo degli insegnanti, fra virgolette, di sostegno, ma degli insegnanti stessi, perché spesso, Federica, questa parola da parte degli insegnanti, diciamo, delle scuole, fra virgolette, normali, non c'è la preparazione. Certo. Allora volevo appunto chiederle che cosa l'ha portata ad approfondire questo campo così delicato Beh, nel suo passaggio, nel suo essere insegnante, ecco. un po' l'aspetto del disagio che è sensibile, è qualcosa di dichiarato, ma urlato nel silenzio, nel senso che questi bambini stanno veramente male e hanno veramente bisogno di essere guardati, guardati con attenzione e competenza. Perché il più delle volte, se noi
abbiamo le competenze, conosciamo come si profila questo tipo di difficoltà, quali sono gli strumenti per poterli aiutare, facciamo passi da gigante con loro e soprattutto permettiamo a loro di star bene e di star bene insieme agli altri e a loro volta. I bambini sono uno strumento straordinario perché inseriti nelle classi, come le ha definite normali, delle scuole normali, gli altri bambini, quando vengono istruiti, educati allo star bene col bambino in difficoltà, creano uno stare a scuola che è uno stare educativo. Uno stare umano, uno stare elevato, perché comunque la scuola è sì trasmissione di saperi, trasmissione di conoscenza, ma è un prepararsi alla realtà che è la vita. Ma non dobbiamo pensare di prepararci domani, dopodomani, quando andremo alla secondaria di primo grado. No, è un prepararsi già adesso. Amo tantissimo il mio lavoro, sono un'insegnante di scuola dell'infanzia, per carità sono anche professoressa di diritto, di economia, ma io ho scelto di stare con i bambini piccoli perché loro sono straordinari, Assolutamente. straordinari. E anche di fronte ai bambini più complessi, con difficoltà di espressione, di comunicazione, di star seduti, il dondolio, questi comportamenti difficili, i bambini si chiedono, beh, e io cosa posso fare? E lui come posso aiutarlo? E come possiamo stare bene insieme? Cioè, sono loro che addirittura a volte creano il primo solco, la prima strada, la prima impronta. E noi, a nostra volta, c'è il dovere nostro di essere competenti, di essere preparati. Una formazione continua è assolutamente da essere da piedistallo per noi, perché i bambini si trasformano, la realtà si trasforma, quella che ero io ieri non sono oggi, quello che il bambino di ieri non è oggi e questa continua trasformazione non è una trasformazione dentro il bozzolo individuale, ma la trasformazione viene anche nelle relazioni, soprattutto nelle relazioni. E le relazioni sono crescita, le relazioni sono protezione. Mi permetto di fare una piccola parentesi. Quando noi abbiamo vissuto la realtà del Covid, noi abbiamo fatto un isolamento forzato. Una Pensate. grande sventura per la scuola tutta e per la società stessa. Vero? Pensando di salvarci da questo isolamento. E da un lato sì, ci siamo salvati dal punto di vista della malattia fisica, del contagio, però da un punto di vista di salute mentale, emozionale, relazionale, noi ci siamo devastati, noi ci siamo ammalati. C'è stato un tasso esponenziale di malattie, non tanto di depressione, ma soprattutto di ansia. Ragazzi giovanissimi che soffrono di ansia, che vanno in ansia quando si relazionano all'altro. E lì probabilmente possono anche capire l'ansia che vivono i bambini autistici, i ragazzi autistici, gli uomini e le donne che soffrono della sindrome di autismo. E Vogliamo dare un'occhiata, Federica, se non le sì, dispiace, a quello che abbiamo. Dica io pure. amo moltissimo questo video perché è spiegato a misura di bambino, ma arriva a tutta l'altezza dell'adulto. E inviterei chi è in ascolto, se ha voglia, se non lo disturba, di ascoltare questo video. E di segnarsi uno, due, tre focus su cui ha un dubbio, ha un'incertezza o si sente pienamente definito da questo video, che per me è meraviglioso.
Concordo con lei. E vediamolo. Vediamo, partiamo di qua. Un attimo, ecco. Momento. Un attimo perché qui le cose non sono andate bene e non si sente la voce. Provo a rimetterlo su in maniera idonea perché questo ha troppa importanza, vero Federica, per noi? Certo, questo è un video che racconta in maniera molto semplice, però dettagliata quello che è l'autismo, che a volte noi l'abbiamo visto anche in film molto noti come Rain Man, oppure altri film che... Ciao, io sono Yosed. Io sento, vedo, percepisco in modo diverso. Io sento in modo diverso. A volte sento troppo, il rumore forte mi fa venire male alle orecchie. Oppure salto sulla sedia quando cade una matita. Ma sembro non accorgermi quando suona forte la campanella. Quello che sento io con le mie orecchie è proprio un'altra cosa rispetto a quello che sentite voi. La mattina, quando entro a scuola, a volte c'è molta confusione. I bambini corrono, salutano i compagni, urlano. I luoghi troppo affollati mi mettono ansia. Quando invece entro dopo gli altri, la situazione è più tranquilla e io sono più sereno. Mi piace molto quando un compagno mi prende per mano ed entriamo insieme nella classe. Una cosa che ho capito è che senza la confusione io sto bene. Sono più tranquillo se quando entro in classe trovo i miei compagni seduti al banco che parlano a bassa voce, la lavagna pulita, pochi cartelli appesi, la luce più bassa. Stare attento è molto difficile se le cose che ho intorno mi distraggono, perché attirano il mio sguardo. Capisco meglio se la maestra ha un tono di voce non troppo alto e non mi dice tante cose insieme. Io così sto bene e sono più felice, ma siamo tutti più felici e comprendiamo meglio. Quando sono in ansia, il mio respiro va più veloce, ma se il mio banco è sempre allo stesso posto e sopra il banco trovo l'agenda che mi racconta cosa succederà quel giorno, quali quaderni userò, quale maestra ci sarà in classe, allora farò un bel respiro perché ho tutto quello che mi serve per essere sereno. In mensa ci sono cibi che mi piacciono ed altri no, proprio come a voi. Ma se non mangio spesso è perché non mi piace vedere nel piatto i colori mischiati, o perché non mi piace l'odore di quel cibo, o perché non amo le cose brodose e mangio solo quelle solide. Ma se vedo che i miei compagni mangiano tutto, allora mi viene il coraggio di fare come loro. E con il tempo magari riuscirò ad assaggiare quello che c'è nel piatto. Durante la ricreazione c'è troppa confusione per me. Rumori, voci alte e basse, luci, odori, colori. Mi viene il panico. Potrei avere voglia di scappare. Però devo dirvi che anche a me piacerebbe giocare. La maestra l'ha capito e le è venuta un'idea. Quando c'è l'intervallo vado con lei e con due miei compagni in un angolo tranquillo della classe. Insieme facciamo un gioco. Io imparo dai miei compagni e loro imparano da me. La giornata a scuola è lunghissima e faticosa. Ho bisogno di fare delle pause, ma tutti abbiamo bisogno di fare delle pause per recuperare energia. Ho bisogno di liberarmi dal troppo che ho sentito, visto, annusato, toccato e assaggiato. Ho bisogno di uscire dalla confusione prima di essere pronto ad imparare altre cose. Posso rilassarmi con il movimento, meglio se ripetitivo. Saltare, dondolarmi, camminare o muovere le braccia, fare una corsa, perché queste cose mi aiutano a riprendere le mie energie. Il troppo che sento si chiama sovraccarico sensoriale, due parole difficili. Significano che tutte le cose che vediamo, sentiamo, tocchiamo, annusiamo, assaggiamo, ci fanno fare molta fatica perché sono tante. Insieme diventano pesanti e faticose, come quando trasportiamo lo zaino sulle spalle. E se non ci togliamo dalle spalle quella fatica, non riusciamo a stare bene. Tutti noi vogliamo stare bene a scuola.
È vero, io sono un po' speciale, ma proviamo a guardarci intorno e a pensare come potrebbero cambiare le nostre classi se ci fosse attenzione per le cose che vi ho raccontato. Cosa potrebbe succedere? Saremmo finalmente tutti specialmente felici. Questa è veramente una trasformazione della visione che se ne ha all'esterno. Cioè, noi all'esterno li pensiamo bambini fuori dal mondo, bambini che vivono una loro lealtà e fondamentalmente sono bambini alla ricerca della comunicazione. Ecco il perché l'ho ritenuto, Federica, molto valido il discorso su farsi parola. Mi dica un po' che cosa vivono i genitori di bambini con questi problemi. Abbiamo delle educatrici che stanno facendo dei bei commenti sulla nostra pagina e io li ringrazio per questo. Ringrazio, c'è anche un insegnante che è una musicoterapeuta e poi abbiamo insegnanti di scuola superiore, abbiamo genitori su questa pagina di bambini con questo specifico. Abbiamo una nonna giovane con uno nipote autistico, per cui allora queste famiglie che cosa vivono in quella che viene definita indubbiamente disabilità? Cosa ne pensa lei di questa parola? Allora io entro veramente in punta di piedi perché non posso comprendere quello che vive una famiglia, una mamma, un papà, come dire, io vengo toccata da un altro tipo di disabilità. Certo posso dire questo e mi viene da dire rispetto a tutti coloro che vivono una disabilità. Ripassavo pochi giorni fa un testo che parlava dell'effetto Pigmalione, cioè di come il nostro atteggiamento e la nostra capacità di vedere nell'altro il bello, il possibile, il potenziale, possa realmente far scattare nell'altro, non si sa esattamente per quale ragione precisa, però possa far scattare nell'altro le aspettative che noi nutriamo verso quella persona. Ovviamente più sono nutrite queste aspettative di reali potenzialità e si spingono e con amorevolezza portano oltre il limite, più questa persona riesce a raggiungere quello che è in questo credo, lo chiamo credo, in questo desiderio di vedere sbocciata, di vedere scolpita la meraviglia che ognuno di noi abita. Lo stesso. Senta, però, che cosa preclude l'autismo allora? Di per sé, che cosa vieta loro l'inserimento? Noi parliamo di inclusione a livello scolastico, certo. Però dobbiamo parlare di sociale, qui facciamo un discorso più ampio. Cosa viene precluso loro? L'abbiamo visto dal video. Sostanzialmente però è difficile per loro una relazione ampia, la presenza in luoghi rumorosi, il saper filtrare informazioni protocollate una di seguito all'altro che creano confusione, tutto quello che non è ordinato, non è calmo, non è definito, ma è troppo, diventa per loro un macigno che li schiaccia. Per cui il compito di noi adulti è di riconoscere queste difficoltà e prevenire, cioè organizzare ad esempio gli ambienti scolastici, per quel che mi riguarda come insegnante, creare degli spazi più ovattati, più dimensionati a piccoli gruppi in cui loro possano
sentirsi a loro raggio, sentire di poter creare una relazione con bambini tranquilli, che non gli creano questo sovraccarico sensoriale, di emozioni anche, e che, gli permettano di, esprimere loro stessi. E in tutto questo la funzione dell'insegnante o comunque dell'adulto, del genitore, dell'educatore o di chi si prende cura comunque di questi bambini o di questi ragazzi, ma anche di questi adulti, è quella di fare proprio da filo conduttore, da mediazione tra la realtà caotica, la loro dimensione che ha bisogno di ordine, di sequenza, di calma, di definizione. E in questo essere traduttori di queste due realtà, creare dei ponti su cui loro possono appoggiarsi e sentirsi sicuri. Anche il tono di Allora, voce può essere molto importante, basso, pacato, lento. hanno una particolare sensibilità, da quello che si capisce dal video anche, sono molto più, cioè hanno delle attese alle quali noi non diamo risposta perché li accantoniamo. È così, Federica, che c'è una colpa da parte del sociale, ma anche della scuola stessa, forse. Io credo che allora attribuire tutto al sociale è quasi lavarsi un po' le mani, fare un po' come Ponzio Pilato, ma io credo che comunque l'impostazione strutturale della nostra cultura, anche perdendo, non me ne vogliano le persone di altre culture religiose, però nel caso nostro, perdere un po' quella che è la cultura occidentale, cristiana, cattolica, dell'attenzione al più fragile, dell'attenzione al più debole, è una perdita umana e culturale perché era motivo di attenzione verso queste persone, era motivo di attenzione, di cura, di dedicare il giusto sguardo, il giusto tempo, la giusta parola, la giusta competenza a chi era più piccolo, a chi aveva più bisogno. E un po' nella secolarizzazione, la definirei proprio così, abbiamo perso anche l'attenzione a chi è più piccolo, a chi è più fragile. Ragione per cui mi permetto anche proprio, e me ne prendo anche la responsabilità, di dire che sì, diciamo di dare tanta attenzione alle mamme, di tanta attenzione anche al periodo delle gravidanze, ma in realtà non è così. Ai fini pratici, una mamma deve andare al lavoro fin quasi al momento del parto in tantissimi ambiti sociali, quando invece si sa che anche solo il tocco della mamma verso la pancia è un'onda che sprigiona benessere, che sprigiona sintonia, dedizione della mamma verso il bambino. E se abbiamo l'attenzione distratta verso la vita, quando la vita è un po' più difficile, è un po' più farraginosa, è ancora più difficile anche nei confronti dei genitori, di chi è genitore di questi bambini fragili, di questi bambini Infatti che chiedono più aiuto. c'è questa amica che è una nonna giovanissima, tra l'altro, che dice proprio: se mi posso permettere, sarebbe necessario istruire anche la famiglia impreparata a gestire questi bambini. Ecco, come le dicevo Federica, io quando ero maestra giovane c'erano i centri, come ho detto, il centro medico, lei se lo ricorda che era Padova. Dove adesso c'è stata la scuola Arcobaleno, adesso ci sono i sordomuti, adulti, i sordi praticamente, il Magarotto. Ma lì il Sì. centro medico psicopedagogico era nato per gli autistici. Io sono stata nella commissione proprio quando nacque quel meraviglioso istituto, in quanto che la società l'aveva sentito come un problema grave, ma non dal punto di vista della gravità,
del disagio del bambino, ma dal punto di vista della società che non le includeva. E lì non solo, ripeto, medici, specialisti lavoravano, ma gli insegnanti non erano quelli che vengono adattati avendo fatto un corsetto, ma avevano fatto una preparazione universitaria specifica. E quindi anche le famiglie avevano colloqui, ma con lo psicologo, con la pedagogista. Questo nelle nostre scuole, Federica, non c'è più, ma non è che io voglia dare colpe di qua o di là. Spesso è la coperta. È la coperta che trovi, Federica. Si ricorda la scuola di Montemerlo elementare che aveva quello sgabbiotto di legno con le perline, se lo ricorda? Lì molto dell'aiuto ai bambini di questo tipo lo faceva la bidella, che lei se la ricorderà, una bidella diciamo molto, molto in gamba, per carità, ma era lei che badava i bambini, che li portava fuori. E si diceva perché se no i genitori degli altri si lamentano perché rimangono indietro col programma. È per questo che la diatriba che ne è nata delle scuole speciali, io delle scuole speciali non posso che dire un gran bene. L'inclusione dovrebbe essere fatta in parallelo, ma non con questa mannaia che ha tagliato totalmente le specializzazioni di qualsiasi tipo e anche le strutture apposite per, come dice questa mamma, per l'accoglienza dei genitori che diventano appunto essi stessi in difficoltà per il disagio del figlio. Concordo pienamente con quello che sta dicendo lei e appoggio con delicatezza quella nonna che si è esposta in questa dichiarazione, perché Questo è il suo video anche. Lo posso passare poi, lo posso passare il suo video. certo. Io volevo anche dire questo, che dobbiamo essere anche più solidali nel aiutarci a chiedere di più con più forza, perché comunque voglio dire, tutti siamo sotto lo stesso stato e non possiamo accettare come dire va bene e abbassare la testa, è così, perché i tagli nella sanità e nell'istruzione sono gravissimi. Se pensiamo anche alla storia, tutti i popoli che sono diventati grandi e che sono passati alla storia per la loro grandezza, sono stati popoli che hanno capito che la cura e l'istruzione sono quelli che fanno grandi i popoli, sono quelli che danno la grandezza, sono i germi su cui si cresce, ci si eleva. Quindi rinnovare le risorse per la sanità. Dov'è la sanità pubblica? Dov'è il diritto alla salute? È un diritto umano inalienabile. E non possiamo pensare che solo coloro che si possono permettere la struttura privata allora possono avere delle risposte per delle situazioni umane di tutti e tutti ne siamo responsabili. Noi dobbiamo richiedere di nuovo puntare i piedi perché ci siano formazione continua a noi docenti e ricevere docenti competenti che vengano monitorati almeno ogni 3 anni, anche dal punto di vista psicologico, perché una persona che magari un insegnante vive un lutto, vive una situazione difficile, porta se stessa e quella situazione difficile nell'insegnare, nell'essere docente e nei bambini. Perciò avere una, tra virgolette, revisione, come si fa alle macchine, a maggior ragione lo dobbiamo fare noi docenti, ed essere sempre il meglio che si possa dare ai bambini, il meglio che si possa dare alle giovani generazioni.
E lo dico forse anche a discapito mio, a discapito di tanti colleghi, però noi tutti dovremmo essere in formazione continua e continuamente aggiustati, revisionati, se funzioniamo stiamo, se non funzioniamo ci mettiamo un attimo in parcheggio, ci riprendiamo i pezzi, ci ricomponiamo, ci diamo una bella lustrata e poi ritorniamo in campo. Questo deve essere. E la sanità pubblica, assolutamente, la sanità deve essere ripensata. Tutti abbiamo il diritto alla salute. È Tutti. vero, è vero. Purtroppo dice questa nonna che continua come Mary, Claudia, soprattutto Claudia, io conosco il tuo problema. Purtroppo per mia esperienza nel privato troviamo la qualità e non è neanche giusto questo, Federica. Io Certo. ricordo che ai miei tempi facevo i collegi dei docenti, degli insegnanti di sostegno, che guarda caso le più preparate, non so se lei ricorda le sorelle Nicchio, Certo, certo. le più preparate venivano dal meridione. Perché? Sì. Perché giù, oltre che esserci delle università meravigliose, ma queste ragazze che non trovavano il posto di lavoro dopo 1 o 2 lauree, facevano, anche perché predisposte effettivamente, erano ragazze molto brave, e proprio chissà perché adesso mi è venuto da guardare questo, morire di vita, poi ne parliamo di questa cosa. Comunque, quelle insegnanti che capivano il valore della vita preferivano specializzarsi in questo campo per essere d'aiuto ai disabili, ed ecco allora che nascevano i collegi dei docenti che poi erano da traino a voi dell'infanzia, agli altri Certo. delle medie, delle superiori, eccetera. Ecco, la disponibilità all'apertura verso l'altro. Vogliamo guardare le sue slide, Federica, che Sì, così volentieri. Beh, parli pure lei, che ne è l'esperta. io mi sono innamorata di questa frase, tant'è che l'ho messa proprio come prima pagina. Se cerchi sempre di essere normale, non saprai mai quanto straordinario puoi essere. E questo ritorna sempre al concetto di normalità. Noi siamo normalmente anormali e normalmente straordinari nella nostra diversità e valorizziamo questa diversità in tutte le cose. Non andiamo a fare paragoni, ma impariamo veramente a vedere la singolarità di ciascuno nell'ordinario. Vediamo. Non importa quello che stai guardando, ma quello che riesci a vedere. Ecco, oggi ho fatto proprio un corso di educazione allo sguardo, che mi è piaciuto tantissimo. Noi un po' come abitudine, come anche la velocità dei device che utilizziamo, siamo molto veloci. Guardiamo, 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 ma in quel guardare difficilmente riusciamo ad avere lo sguardo preciso su quello che è, su quello che accade. E a volte lo sguardo è un saper guardare bene il fuori e intravedere quello che c'è dentro. Mi vengono in mente tanti bambini che hanno semplicemente bisogno di essere guardati. E quando iniziano a chiamarti, magari ti tirano la giacca, maestra, 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 e tu stai concludendo con un altro bambino e di un attimo, maestra, maestra. Quando vedono che non hanno retta, si pongono proprio davanti ai tuoi occhi e anche si frappongono magari fra te e l'altro bambino con cui stai parlando. Tutti abbiamo bisogno di essere visti. E anche se i bambini autistici spesso sfuggono dallo sguardo, sono ritrosi rispetto a uno sguardo
invasivo, in realtà amano essere visti con delicatezza, con rispetto, con cura rispetto alla loro identità fragile. E quindi. Sa, c'è un genitore che scrive e riceve molti consensi, dice: credo che chi si prende cura di questi bambini deve avere una predisposizione, non è sufficiente una preparazione generica professionale. A parte il fatto che noi abbiamo fino adesso parlato di preparazione, lei deve sapere, tutti devono sapere a un certo punto, che alla mia età, quando io ho fatto i concorsi anche per entrare nella funzione docente o proprio per entrare dai bambini sordi o dai ragazzi non vedenti, e avendo appunto fatto la specializzazione universitaria, feci, portai fra i miei testi di studio un testo del Devoe che si chiamava L'educatore nato. Ora, una volta si pensava che quelli che insegnavano dovevano sentirla come una missione e che quindi dovevano, anche perché venivano pagati pochissimo, diciamo, io mi sono trovata nella scuola di Montemerlo ancora con gli appartamenti delle maestre di una volta, c'erano le vecchie macchine da cucire, le vecchie pentole, dove loro vivevano, vecchi letti. Sì, ho fatto anche una pesca di beneficenza su questi vecchi registri. Ho dei registri, ne ho uno qui del 1800, quando i bambini arrivavano a scuola con le scarpe, portando ciascuno un pezzo di legna sotto il braccio, e Pensa. poi si faceva, sì, si faceva. Ci si faceva caldo così, quando ci si riscaldava era già ora di tornare a casa. Però io non concordo più il discorso dell'educatore nato. Cioè, non si nasce educatori, si nasce persone e la persona deve coltivare una propria sensibilità alla diversità. Questa va educata. Se non te la senti, fai un'altra professione. Ma Certo, ecco, ma parole con. sante. Ecco. Beh, non abbiamo a che fare con una catena di montaggio, abbiamo a che fare con esseri umani. E gli esseri umani sono fatti di una sensibilità, di un cuore che non può incontrare un pezzo di marmo. Dobbiamo essere sintonici, tanto che questi bambini, soprattutto le forme di autismo, hanno una sensibilità sottilissima, percepiscono anche gli stati d'animo, l'espressione del viso. Come possiamo pensare che arrivi chiunque? E anche in questo, purtroppo la scuola è ancora indietro, deve fare passi da gigante, perché a volte si assegnano insegnanti di sostegno, supplenti così a caso perché si prendono dalla graduatoria. Non si possono prendere persone a caso, vanno scelte le persone sia per questa disabilità, ma anche per Assolutamente. tante altre disabilità, perché sono soggetti fragili, con le antenne super sensibili e quindi hanno necessità di avere a fianco una guida, una persona che gli tende la mano con altrettanta sensibilità. Allora Senti, lì la questa. loro vibrazione, la loro difficoltà può essere lisciata e poi si arriva a tutto quello che è anche il processo di istruzione e di educazione. Ma prima ci deve Addirittura. essere l'umano. Se c'è l'umano, poi arriva tutto il resto. Allora sentiamo una mamma. Io conosco in gran parte le persone che si collegano. Mi dispiace se Linda Lilli non ha visto il video, perché mi pare che si sia collegata in ritardo. Comunque, vale la pena, magari lo mettiamo alla fine. E dice: mio figlio a scuola ha un maestro di sostegno che lo ama tanto e mio figlio ama lui. Che Sono bello. tanto fortunata, è così al centro dove va da quando era piccolissimo, ma ci sono tante cose ancora che gli adulti devono imparare fra di loro e non emarginare gli insegnanti di sostegno e allontanarli dall'aula con il bambino. Questo capita Giusto.
all'amichetto di mio figlio, anche lui autistico. Ecco, l'insegnante sensibile, preparato, perché al giorno d'oggi ormai si richiede la preparazione, e l'altro che non lo è. Che cosa triste non avere collaborazione dai propri colleghi. Sì, perché io lo so che ci sono, non succedeva quando c'ero, io stavo molto attenta a questo, ma io lo so perché l'ho visto e l'ho provato, perché il disabile mi è arrivato anche in famiglia, e quella di dire mettilo fuori. Io ricordo mio nipote appeso alle ringhiere della scuola, io che passavo davanti, io educatrice, che passavo davanti alla maestra che diceva non devi parlare con quelli che stanno fuori dalla ringhiera, e lui era isolato e messo da solo. Ecco, allora che ci sono anche questi, poi magari da persone che si, da noi si dice di chiesa, tra virgolette, no? Quindi quelle persone che si giudica che possono avere del tuo bambino un'attenzione in più. L'attenzione verso la disabilità ti deve venire dal cuore, deve essere proprio un atteggiamento, una disponibilità, vero? E si deve dare risposta, io l'aggiungo, a quest'altra sua. Noi ho messo questa responsabilità perché noi dobbiamo veramente rispondere. Responsabilità significa rispondere, saper rispondere. E rispondere correttamente a chi ha bisogno, e rispondere anche rispetto agli altri bambini, tra virgolette, normodotati, nello standard. Ma loro, che immagine si fanno di noi che isoliamo un bambino fragile? Che immagine possono costruirsi a livello di adulti? Ma si chiederanno, ma se loro fanno così, io cosa devo fare? Quando sarò grande, metterò da parte, li metterò dentro un armadio? Cioè, dobbiamo essere assolutamente responsabili del nostro agire e della nostra coscienza anche. Perché tutti noi abbiamo una coscienza. Non abbiamo bisogno della legge che ci dice che se tu fai certe cose rispondi a queste conseguenze. Ma in primis dobbiamo rispondere alla nostra coscienza. Un grado di consapevolezza e di coscienza che tutti abbiamo. Senza, e sono certa che se guardiamo dentro di noi troviamo anche le risposte a tanti modi di agire, che a volte basta poca sensibilità e diventano modi esemplari, modi utili, modi educativi anche per gli altri. C'è una persona che aggiunge: c'è tanta povertà di animo nelle scuole, tanta insensibilità. Purtroppo, io l'ho provata questa. Io credo che oltre a lauree e specializzazioni sia necessario soprattutto, sopra ogni cosa, un'acquisizione della materia, l'intelligenza emotiva. Cosa ne pensa lei, Federica? Beh, io adoro questo tema perché uno, la laurea adesso che ho preso a gennaio, l'ho fatta proprio sulle intelligenze multiple, tutto il tema dell'Howard Gardner e il successo scolastico. Ho messo proprio a confronto le intelligenze umane con il prospetto dell'intelligenza e del successo scolastico. E in tutto questo io credo che adesso si parla molto di empatia, di intelligenza emotiva, che a volte contrasta con tutto l'uso, anche mi permetto e me ne prendo la responsabilità, di tutta l'educazione che viene fatta dai PNRR sull'uso dei device, che in lungo e in largo è stato detto quanto questi danneggiano, quanto questi sono limitanti allo sviluppo di quella globalità che si chiama uomo. E allora, io mi
mi metterei veramente un po' a pizzicare le coscienze, veramente consapevole degli effetti dell'una e dell'altra cosa. Perché adesso anche l'intelligenza emotiva si sviluppa all'interno delle scuole secondarie di secondo grado, alle superiori. Perché? Perché ci sono sempre più ragazzi che vivono un malessere di isolamento, di attaccamento al PC, al telefono, allo smartphone, tutti questi strumenti che andrebbero a fungere la relazione, andrebbero a fungere l'emozione e il benessere che si prova nella relazione. Allora non trovano amici, benissimo, si attaccano da mattina a sera a questi telefonini sperando di trovare il nutrimento che viene solo dall'empatia, dallo stare insieme, dallo stare in relazione. E quindi diminuiamo questo standard nelle scuole di dover essere così competenti e ricostruiamo dall'uomo, ricostruiamo dall'essenza. Noi siamo fatti per la relazione, noi siamo fatti per lo stare insieme, per essere empatici, per sentire l'altro e costruire nell'altro. E essere comunità significa quindi essere inclusivi e non pensiamo solo all'inclusività dei ragazzi fragili, dei bambini fragili, ma tutti abbiamo bisogno di essere inclusi in una rete d'amore, in una Questo rete di approvazione. va molto bene anche per le persone che stanno ascoltando, che spesso si sentono discriminati per quello che magari stanno passando. E di già che ci siamo, prima di andare avanti, Federica, Sì. io non l'ho messo nelle slide, però io vorrei proporre questo, perché io ho ritrovato Federica. Dopo anni, lei ha fatto con me il primo anno di prova? Sì, l'anno di prova sono venuta qua a Padova. Senta Io un ero po'. originaria di Rovigo, ho vinto il concorso, sono arrivata seconda in regione L'ha fatto con e me? il concorso l'ho fatto qua a Padova. Certo, Sì, lo so, ma l'anno di prova l'ha fatto con me? l'ho Quanti fatto a anni fa? Cervarese nel Quanti 2000. anni? E lei è stata il mio commissario preside d'esame. Ecco, allora io ho ritrovato Federica perché mi ha mandato questo libro, lo vedete? E ho pensato che da una specialista del genere dovesse venire una testimonianza educativa che noi stiamo portando avanti con la diretta di questa sera. Però quello che mi aveva colpito era questo libro. Vedete cosa c'è scritto? Morire di vita, un viaggio nell'abisso a passi di luce. La sua sensibilità si è acuita in seguito a un evento del genere? Allora, sì, questo è un libro che mi ha aiutato a superare la perdita di mio padre. È un Se lo libro, sente, se la certo, sente, assolutamente. questa perdita. Allora, il mio papà è mancato nel giro di 4 settimane, ha avuto un tumore al cervello e i medici gli avevano dato un range di vita tra i 3 settimane e 3 mesi. È stato così veloce perderlo, che tutto il tumulto l'ho dovuto riordinare, un po' come fanno anche i bambini autistici, il bisogno di dare ordine, il bisogno di dare senso a tutta il cumulo di eventi, di informazioni che succedono. E ho cominciato a scrivere, io amo molto scrivere, penso che la scrittura, la parola, aiuti a ordinare i pensieri. E l'ho scritto un po' di getto e a conclusione ho detto, ma questo può essere utile a chi affronta il lutto, a chi deve, riprendere un dolore, e come una matassa ritrovare nel dolore il senso del vivere,
il senso dell'esistere. E quindi l'ho proposto alla casa editrice Erickson, che è una casa che si prende cura anche proprio di trattare i temi più delicati della disabilità, e mi ha detto: ok, pubblichiamo. Così ho fatto, ma non era ancora sufficiente perché sentivo che c'erano tanti giovani che avevano bisogno di aiuto. Allora ho detto: facciamo che questo libro sia proprio un dono. E i proventi del libro sono andati destinati a un progetto giovani che ho svolto a Mestrino, nel territorio in cui abito. E sono stati fatti vari incontri per la comunità di giovani qua del territorio e si è concluso con il Cammino di Santiago, che è una trentina di giovani accompagnati dal cappellano hanno fatto proprio come conclusione, come ringraziamento del percorso di crescita, di evoluzione che hanno intrapreso nell'anno 2019. Lei per i giovani ha un altro progetto in corso presentato al Comune di Mestre. Ce ne vuol Sì, parlare? allora nel progetto iniziale ho coinvolto eccellenze perché ho coinvolto Silvia Leitam, che è un'antropologa, ho coinvolto il trio Marco e Pippo, artisti, ho coinvolto pittori, ho coinvolto neuropsicomotriciste, fisioterapisti, esperti di ballo, persone anziane, persone normali che hanno parlato ai giovani di temi importanti come la perdita, come la felicità, come l'autoconsapevolezza, come la vita. E queste persone hanno portato un'immensità di contenuti di ricchezza profonda che hanno trasmesso ai ragazzi. Io ho imparato, mi sono rimessa in gioco con loro e ne è uscito una rielaborazione di tutti gli incontri pregressi che adesso voglio proporre al Comune di Mestrino, ma anche ad altre scuole, ad altre realtà, perché è un progetto già fatto, è stato calibrato su dei giovani. Questi giovani ne hanno tratto i benefici, sono stati bene, tuttora ci sentiamo, tuttora li vedo, ogni tanto facciamo dei rincontri e credo che ai giovani questo debba essere dato, debba essere donato. Hanno bisogno di mettersi in gioco e di mettersi in gioco correttamente. E sono stati così bravi che a 52 anni mi sono reiscritta all'università e laureata nuovamente, per cui sono strepitosi, dobbiamo veramente tanto a questi giovani e non diciamo che non c'è speranza, perché le speranze ci sono, basta solo vederle, tornando all'effetto Pigmalione. Loro hanno bisogno di occhi che li guardino, che credano in loro, di cuori che battono per loro e di persone che agiscono per loro. Federica, lei è mamma, vero? Mamma di due splendidi ragazzi. È bello dire questo, dire che sono splendidi. Quanti anni hanno? Riccardo ha 21 anni e Margherita ha 16 anni. Sono in piena crescita e a volte mi permetto di dire che ogni cosa che noi facciamo, anche quando sono piccoli, niente, anche la più piccola cosa, va mai persa, perché tutto ritorna, tutto è seminato e prima o poi quel seme germoglia. Mio figlio mi racconta di episodi in cui gli raccontavo le favole, o siamo andati a giocare con la terra, o ha fatto qualcosa che io dico: ma io non me lo ricordo. Ah, ma io sì, mamma, oh, guarda che l'abbiamo fatto. E quindi anche le cose più piccole, le sfumature di un sorriso, di una carezza, di un mettere da parte il cucinare per costruire, sono cose che si ritrovano più avanti. È un invito grande che faccio ai genitori per
perché l'ho imparato anch'io, è quello di fermarsi, di rallentare. Non importa se la casa ha due dita di polvere, l'importante è dedicare loro lo sguardo, una voce carezzevole, non tirata, dai che dobbiamo andare, dai che dobbiamo fare, dai prendi, siamo di corsa, siamo in ritardo. No, una voce calma, carezzevole, e lo sguardo, una carezza, un fermarsi, uno stare vicino, un sintonizzare cuore a cuore. Queste piccole cose sono germogli che fanno gemmazioni incredibili anche da grandi. Magari noi adulti ce le dimentichiamo, ma loro non le dimenticano e Cosa ne costruiscono. pensa di questa? Cosa ha voluto fare lei con questa slide? Allora, questa slide per me è importantissima perché è un dato di fatto. Quando noi guardiamo un bicchiere che è a metà, il livello di acqua è a metà, possiamo dire sempre: guarda, è mezzo vuoto. Oppure possiamo dire è mezzo pieno. Le due prospettive sono due prospettive antagoniste, ma se noi impariamo a guardare a questo bicchiere come se fosse mezzo pieno, ci appoggiamo alla famosa psicologia di Palo Alto, la psicologia positiva. La scuola di Palo Alto dimostra con dati certi che se noi verso la realtà abbiamo un atteggiamento ottimistico, che non significa raccontarci le favole, non significa raccontarci una cosa che non è, ma significa cercare, tentare di vedere la speranza e la possibilità piuttosto che il limite, significa orientarci nella vita con già una leva per sollevare dalle difficoltà chi è in difficoltà, ma sollevare anche noi stessi. Vi invito a leggere Il vantaggio della felicità, un libro che spiega come la visione positiva della realtà crea il vantaggio pratico, materiale, di affrontare le situazioni anche difficili. Guardi, Federica. Per non lasciare privi, diciamo, di un filo di speranza alcune persone. Senta questa. Mio nipote è in seconda elementare ed è probabilmente dislessico e disgrafico. I DSA ne abbiamo tantissimi, infatti, no? Ha un certificato che menziona alcune difficoltà. Purtroppo ha un insegnante assolutamente non adatto, grida e lui si agita molto, una situazione di notevole disagio che i genitori stanno monitorando. Come ha detto l'altra signora, gli insegnanti dovrebbero seguire delle formazioni per poter accostare e accompagnare i bambini. Abbiamo detto appunto che la formazione deve esserci. E ci deve essere anche la presa di coscienza. Queste persone che non sono adatte, io le facevo trasferire, dovrebbero essere denunciate dagli stessi insegnanti. Non è possibile che rimangano nella scuola se Certo. creano un disagio ulteriore. Perché io mi ricordo quando si parlava di handicap, che si parlava di handicap indotto. E non c'è niente di peggio quando hai dei bambini che all'interno della struttura che dovrebbe essere educativa si trovano a confronto con dei personaggi che dovrebbero zappare la terra, dicevamo una volta. A parte il fatto che anche la Magari. terra va zappata, sì, va zappata con cura, anche quella comunque. Allora, Ogni guarda. cosa, io mi faccio un appello ai dirigenti, faccio un appello perché questa mamma riferisce di un bimbo in Situazione. difficoltà e di una disabilità importante, ma io come mamma vedo
la presenza di docenti inadeguati, non competenti, magari competenti in senso tecnico, ma non competenti in senso educativo, pedagogico e relazionale, dove l'atteggiamento del bicchiere mezzo vuoto condiziona l'attivazione del resto del bicchiere. Mi spiego. Atteggiamenti del tipo: dimmi un po', cos'è che hai studiato? Fammi capire oggi, vediamo un po', com'è? Oggi chissà cosa mi racconterai. Questo atteggiamento, secondo voi, può aiutare a sbloccare un ragazzo che magari è un po' insicuro, un po' timido, non ha ancora preso la materia, o lo può allertare e addirittura impedire in una sola parola di dire anche una sola parola? Mentre invece la stessa persona che magari si dice: dai, io oggi desidero proprio metterti un bel voto, dimmi un po', cosa ti ricordi di importante di quello che hai studiato? Sto chiedendo la stessa cosa, la stessa identica, solo che quel bicchiere che è a metà, io lo vedo in prospettiva mezza piena, perché mi aspetto che quel ragazzo riesca ad arrivare. Quando io invece mi metto conserta, irrigidita, con: beh, dai, sentiamo, sentiamo, chissà cosa dirai oggi, chissà cosa ci racconterai. Raccontami. Questo significa che tu sei già un bicchiere mezzo vuoto e ti svuoterai completamente dal mio atteggiamento. Magari io posso avere anche 52 lauree, essere una persona competente, ma dal punto di vista umano, educativo, relazionale, zero, zero assoluto. E non tiro fuori niente, perché prima di parlare allo studente, devo parlare alla persona. Prima di parlare al ragazzo che sta imparando, devo parlare proprio al ragazzo, al bambino, e cogliere attraverso l'empatia, attraverso una voce carezzevole, uno sguardo amorevole, un atteggiamento, una prossemica, la sua identità, e raccogliere anche la sua fatica. Questo Anche i non significa genitori regalargli voti, significa dire: devono fare questo, perché alle ok? volte i Stessa genitori cosa, certo. E non siate assolutamente. severi, perché spesso i genitori di bambini fragili hanno dei sensi di colpa incredibili. Ne parlavo stamattina con una mamma. Mi dice: ma io mi sento in colpa, io mi sento in colpa di avere un bambino così. Ho detto: che colpa vuoi avere? Ma perché proprio a me? E perché non a te? E chissà cosa puoi fare tu a quel bambino. Sono i bambini che scelgono i genitori, non i genitori che scelgono i bambini. Sono i bambini che scelgono i genitori. E chissà Bello questo. qual è il mistero di questa scelta. Si scopre solo vivendo, solo accettando la sfida e camminando insieme a loro. E se Dice tu non Claudia, sei. quella nonna speciale, dice: stasera il mio bicchiere è mezzo pieno. Il mio bimbo mi ha detto ciao, Che abbastanza bello. comprensibile, e alla mia domanda se mi volesse bene ha detto un chiaro sì. Guarda come ci si accontenta di poco. E poi c'è Bellissimo. Giovanna che dice: Federica è sicuramente un'ottima insegnante, ma penso che ancor prima sia una bella persona, perché voi pensate che io vi porti qui delle persone che non siano belle persone. Federica è speciale, non per niente continua a studiare e a promuovere progetti, come vedete, pur essendo arrivata già da tempo, e questo è meraviglioso. E allora c'è Stefania, cara Stefania, amor mio, che dice: lo distrugge con questo atteggiamento, odierà la scuola per sempre. Grazie, dottoressa, per questi grandi insegnamenti. E anche Lori che dice: confermo che succede presto, che succede questo. Vede,
Federica, sta proprio accadendo qui nella nostra pagina che sono rimaste coloro non alle quali non interessa la problematica, ma a coloro che hanno situazioni difficili in casa. Ecco perché io non so, non mi sarei mai aspettata che dopo tanti anni di insegnamento nelle scuole speciali mi sarei trovata in casa con dei bambini speciali. Ma è la vita, perché alle volte, come dice Madre Teresa, sono opportunità questi bambini. Coglila, dice Madre Teresa, se hai questa opportunità, no? Ed è Certo. proprio così. Vogliamo guardare questa slide? A me piace tantissimo questa la scritta grandi e spesso noi ci lamentiamo delle cose che succedono nel mondo, questo non va bene, questo è da rifare, no, quella cosa per carità, però lui ci insegna questo. Sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Se tu desideri e credi fermamente che ci possa essere una trasformazione, falla tu quella trasformazione, perché se tu hai occhi per vederla, tu hai anche occhi per compierla. E quindi l'augurio che faccio veramente a tutti, nel piccolo ci sta il grande. E quindi siamo tutti insieme a questo cambiamento. Una goccia d'acqua non fa un lago, non fa un fiume, però tante gocce d'acqua possono essere quella sorgiva, quel fiume che trasporta tutti i desideri, tutti i desideri proprio più profondi di tutti questi bambini e di queste famiglie che desiderano avere un bambino realizzato, un bambino felice. E mi ritrovo nell'unicità, studiata da un grande scienziato. Questo scienziato ha Giapponese. colto che noi siamo unici e che noi siamo vibrazioni. E che ogni vibrazione che si ripercuote nell'acqua, nelle gocce d'acqua, crea una forma diversa di ciascuna goccia. E tornando un po' al valore delle parole, questo scienziato ha fatto degli esperimenti sottoponendo le gocce d'acqua alla vibrazione delle parole. Alcune parole gentili come amore, gentilezza, perdono, incontro, e trasformavano questi cristalli di ghiaccio unici, uguali, identici, tutti uguali, venivano solo sottoposti alla diversità dei suoni delle parole. Questi cristalli d'acqua, queste gocce d'acqua assumevano forme diverse e l'energia di queste parole davano elementi armonici dove c'erano parole gentili, con toni e vibrazioni gentili, e elementi distonici, brutti, disarmonici dove c'erano parole di offesa, stupido, sciocco, brutto. E se si riesce a vedere il video è sorprendente quanto anche noi Non si riesce a vedere non tesoro, perché importa, però l'abbiamo caricato fra le slide e i video e le slide hanno due visualizzazioni diverse. non importa, però questo è una cosa importantissima perché ogni parola ha un ritorno energetico e questo è stato studiato, è stato provato, documentato, per cui cerchiamo tutti di costruire parole di armonia, parole di accoglienza, parole di bellezza, di gentilezza e credo che la gentilezza
insieme alla bellezza saranno le parole e le cose che ci faranno migliori. Allora, guarda Federica, leggiamo un'educatrice sempre che dice: cara Edda, per esperienza personale ho visto in tante direzioni didattiche chiudere gli occhi e non prendere atto di problematiche. Sì, perché il disagio disturba, non c'è niente da fare. Eccezioni in classe dove c'erano insegnanti estremamente discutibili, purtroppo. Non ci sono i controlli perché ritengo che il Ministero dovrebbe mandare ispettori. Non ci sono più gli ispettori. Che a cadenza osservino e soprattutto facciano una selezione importante di chi sia in grado di poter dirigere classi. Non solo. Sonia, apri una porta aperta e Federica lo sa bene quanti passaggi abbiamo avuto e com'era difficile una volta diventare dirigenti. Adesso con quattro quiz si diventa e non sempre si è all'altezza, perché, ripeto, è una cosa estremamente importante. Senta, Federica, c'è la mia amica Gemma di Napoli che dice: dottoressa, ho un figlio di ben 44 anni, soffre di ADHD, purtroppo in passato di questa patologia non se ne parlava. E non è stato curato. Questa madre poverina ce l'ha in casa, vive una tragedia, guarda che non è con una pazienza che non saprei cosa dire. Ora vorrebbe essere aiutato, ma i reparti specializzati autorizzano la somministrazione del farmaco solo ai bambini. Pertanto, cosa si può fare? La qualità della sua vita è molto poco serena. Ti puoi immaginare questa mamma? Che cosa vive nella sua quotidianità? Non ci sono le strutture, Federica. Sono grandi difficoltà. Comunque, noi concludiamo la nostra passeggiata, diciamo, fra le parole, vogliamo dirlo così, in maniera giocosa, perché vale anche la pena di parlare con un po' più di positività. Diciamo che la concludiamo con questa bellissima esperienza del linguaggio che è molto piaciuto agli ascoltatori della nostra cara dottoressa Federica, la quale non si accontenta né del suo diploma né del suo percorso familiare, ma guarda i progetti che si possono fare nelle comunità. Vedete? Care sorelle, cari genitori, fratelli, tutti che eravate in questa nostra diretta, più che altro non c'era una volontà di insegnare o di farle maestrine, c'era però il piacere di condividere con voi una problematica del sociale molto importante, di accarezzarla, di condividerla nelle nostre realtà, perché tutti siamo disabili in natura. C'è chi è disabile, come ha scritto nel suo libro Federica, Morire di vita. Questo libro comunque lo trovate se andate su Amazon, di Federica De Stefani. È molto bello e insegna appunto il passaggio dal lutto alla esperienza di dovere, come dice lei a un certo punto. Dice una cosa molto importante che a me è piaciuta tanto, l'insegna di questo capitolo. Un attimo solo, lasciatemeli trovare. Ecco qua, quando afferma nel suo libro: non ti voglio trattenere oltre, lasciamoli andare. Anche i nostri ragazzi disabili hanno un disagio di comportamento, lasciamoli andare, perché poi la vita educa molto di più delle persone. Stiamo vicino noi con la nostra empatia a coloro che questa empatia non hanno. Non puntiamo il dito contro la struttura, l'importante se rimane sempre l'uomo, la persona. E la persona noi l'abbiamo lì, ogni giorno, l'abbiamo in casa, l'abbiamo nella società, l'abbiamo fuori, oppure l'abbiamo quando incontriamo persone splendide. Come la nostra dottoressa Federica De Stefani. Grazie Federica.
Io ringrazio lei, ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e che hanno reso concreto e visibile qualcosa che non sempre è visibile. Grazie Federica, è stata una serata splendida che poi, come succede sempre nelle nostre dirette streaming, verrà molto vista in differita. Buona serata a voi tutti, cari amici, e ripeto, come vedete, nella nostra pagina ci sono sempre persone speciali che hanno appunto il sapore della vita addosso, il viaggio nell'abisso, dice lei, ma fatto a passi di luce. Ed è questo che noi vogliamo. Buona serata a tutti. Arrivederci alla prossima. Grazie Federica. Arrivederci, buona serata.